scusi, padre, la statua sembrava di giocare a nascondino, non la vedevo bene, scusi, Per favore, mi devi portare dall'altra parte della città, al Tiburtino. Al Tiburtino? Non andiamo al Vaticano, ma non è un vescovo? No, è il Vaticano, e poi io non sono un vescovo. Vabbè. Padre, ecco, io comunque le volevo dire che sono davvero molto orgoglioso di avere un vescovo nel mio taxi. Caro figliolo, io non sono un vescovo. Sì, lo so, insomma, non è un vescovo, però insomma. Scusi, figliolo, per favore, le posso chiedere un favore? Qualsiasi cosa, padre. Ecco, potrebbe togliersi gli occhiali da sole, non è molto prudente guidare la notte con gli occhiali da sole. Grazie padre, io me li metto la mattina così non me ne accorgo nemmeno di averli, sa? Ci vedo parecchio meglio sul serio, grazie. Grazie padre, mi sento proprio come un cieco che per miracolo ha riacquistato la vista. Grazie padre, grazie tante. Padre? Tutto bene? Tutto bene, padre? Sì, tutto bene, figlio. Vietato fumare. E il cartello, sì. Mi scordo sempre di levarlo, scusi, padre. Questa moda di mettere i cartelli nei tassi, è tremenda. Sì. Padre, ecco, lo so che a lei gli sembrerà un po' strano, ma siamo qui e lei soli di notte nel tassì. Mi vergogno un po' a dirlo, ma io mi vorrei confessare. Non è questo il posto adatto, caro figlio. Lo so, padre, l'ho detto prima io, siamo un tassì, mica in chiesa, però io mi devo confessare, padre. Figliolo, la confessione è un atto che deve restare anonimo e la Chiesa deve preservare questa anonimità, altrimenti capisci? Padre, per l'anonimità, guardi, io gli prometto non lo racconto a nessuno. E poi, guardi, io l'avrà capito, non sono romano, no, sono toscano, ho i tassi da una quindicina d'anni qui a Roma, in 15 anni, padre, glielo giuro, non mi è mai capitato di pigliare la stessa persona, mai. E anche se mi capitasse di riprendere lei fra 10 anni, non la riconoscerei più vestita da vescovo, padre. Guardi, io prometto che non la guardo mai in faccia, padre. Però, poi devo guidare tanto, sempre meglio farsi trovare pronti. Sento proprio il bisogno di confessarmi. Guardi, se lei mi deve confessare, per piacere, se vuole non mi paga la corsa, va bene, non mi paga la corsa, però se lei non mi confessa va a finire che io proprio vado all'inferno, Ma è una cosa inaccettabile, caro figliuolo. Padre, ho proprio tanti peccati da confessare. Prima cosa, quando nacqui, verso 12-13 anni, che si cresce, che si diventa da bambini uomini grossi, no? Insomma, non è grosso, insomma, ognuno è il fisico suo. Io, così, che si sente padre dentro all'uomo, che nasce quella voglia di, come dire, dell'amore, della sessualità, del sesso, che uno bisogna scoppiare, si sente che si ha voglia di buttare, no padre, mi capisce quello che voglio dire, di sfogare
questa voglia di no? Ecco, dove stavo io in campagna così, una casa di contadini? No, le donne non è che, cioè, quando si è ragazzi 12-13 anni, donne non c'è, però dentro si sente questa cosa da uomo, come sentivo io, e non c'era verso di far scoppiare questa cosa, che ce n'avevo tanta voglia anch'io, come tutti i miei amici. Gli venne idea, a un mio amico molto intelligente, di sfogarsi, lo sa con che cosa? Si faceva, come dire, all'amore, non so come dire, con una zucca. Le zucche, calde, belle, calde, umide, con semi dentro, belle, tonde, e via, putupum, putupum, insomma, come dire, si mi aiuti lei a trovare la parola, padre, si sfogava, si cosava queste zucche, insomma, così. Oh, questa cosa gliel'ho detta, io poi ho smesso, per carità, io ho detto, dopo una certa età ho smesso. Miei amici non lo so se continuano, questi sono affari loro, non li voglio sapere, ma io ho smesso perché sentivo personalmente, padre, e qui lei mi deve dare ragione, crescendo come uomo, sensibile, religioso anche, che l'amore è qualcosa che l'uomo ha bisogno, non di un vegetale, ma sentivo il bisogno di qualcosa di vivo, ecco, come dire, di qualcosa che si muove, qualcosa di caldo, qualcosa che ti guarda negli occhi, che si muove. Qualcosa che ha un'anima, no padre? Ecco, io c'avevo una pecora, no? Una pecorina, ma bella. Padre, gliela vorrei far vedere. Era simpatica, gentile, carina, bella. Io la chiamavo Lola, non è che c'era tante... Ma non era una pecora, una pecoraccia come quell'altra. Era una pecorina delicata, raffinata, tenera, la lana, c'aveva... due occhioni, mi guardava, perché è stata lei a cominciare, mi guardava lei, io lì per lì non l'avevo vista, e con una vocina, un belato aveva fine, faceva beh, beh, e io rimasi incantato, non come quelle altre pecore, beh, no, proprio beh, e io non so come si muoveva tutta raffinata, sempre pulita era, poi strano, non si sporcava mai, mi veniva accanto così, e io non so come mi ci ritrovai proprio sopra. Padre, ma bello, era gentile, raffinata, era una bella, anche erotica, una bella pecorina, insomma, e mi metteva anche in imbarazzo perché a volte mi veniva proprio lei intorno quando io stavo con degli amici, usciva fuori così da Grecia, dove stava, e mi veniva intorno, qualcuno se ne era pure accorto, mi metteva in imbarazzo, infatti mio babbo se ne accorse, che brutto ricordo, mio babbo se ne accorse, lo sa che fece, la vendette. L'ha venduta a un macellaio. Un macellaio, la mia Lola. La mia Lola, gli dissi, babbo, la vendi a un macellaio. Era un macellaio, si chiamava Guido Rusticoni, un tipaccio peloso, grosso, sempre sudato, maleducato, brutto proprio, schifoso, tremendo era. E la mia Lola a un macellaio, che 80.000 lire... Così, così raffinata era, sono rimasto tanto male io. Infatti da allora io la carne non la mangio mai, come dicono a Roma, oh voi la bacchio, no io la bacchio ragazzi, no. Anche vegetali ne mangio poco per via della zucca, mi viene in mente, insomma io mangio poco padre, mangio parecchio poco per questo. È stato un po' un trauma per me questa cosa. Ecco io volevo dire, padre, che sì, sono peccati grossi, capisco che sono peccati grossi padre, però secondo me padre sono peccati d'amore, ecco. Ciao Gino, come stai? Ciao, lo so, una serata c'è anche per me.